Chiusura del radio taxi 085 41 76 di Cometa sul territorio comunale di Pescara entro e non oltre il 23 settembre. Questa è la decisione presa nel corso della commissione taxi convocata ieri in via d'urgenza e tenutasi questa mattina in comune alla presenza del vice sindaco Fiorilli e dei referenti delle cooperative di taxi Cotape di Pescara e Cometa di Chieti. Da settimane ai ferri corti per lo stallo e il posteggio di taxi presso l'aeroporto d'Abruzzo. Al termine dell'incontro la commissione ha deciso di porre un termine perentorio di una settimana alla cooperativa Cometa per chiudere il numero prefissato dallo 085 nel capoluogo adriatico. Dal 24 settembre, in caso di mancata osservanza, scatterebbero delle multe con il rischio di sospensione della licenza. Scriveremo immediatamente una lettera ai comuni di Montesilvano e Chieti, ha detto Fiorilli, per chiedere se esistono delibere autorizzative per Cometa nell'area metropolitana. Come è noto, nel 2009 ci fu un accordo fra questi due comuni e Francavilla al Mare in occasione dei Giochi del Mediterraneo, quando si decise di far partire questa sperimentazione poi conclusa. Il comune di Pescara ha annunciato la volontà di impugnare dinanzi al TAR il regolamento regionale 58 del 2 agosto scorso, oggetto della disputa tra i tassisti chietini e pescaresi. Proprio per chiedere al governatore Chiodi di rivedere il regolamento, da ieri i tassisti del Cotape sono in stato di agitazione con un sit-in permanente davanti alla sede della regione a Pescara.